Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, diceva Gesù, a che cosa è simile il regno di Dio e a che cosa lo posso paragonare? È simile a un granello di senape che un uomo prese e gettò nel suo giardino, crebbe, divenne un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido fra i suoi rami. E disse ancora, a che cosa posso paragonare il regno di Dio? È simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutto lievitato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù parla del regno di Dio. Il regno di Dio è costituito sulla verità, è realizzato nella carità, è santificato nella grazia. Il Signore ha fatto conoscere il suo nome, la sua potenza, anche la sua generosità divina, quando ha scelto un popolo tra i tanti della terra, a partire dal padre Abramo, quelli che erano i beduini del deserto sono diventati popolo di elezione. Il Signore ha mandato profeti ad annunziare e ricordare la sua verità, i suoi ordini, la sua potenza e la speranza nella sua potenza e nella sua bontà. Ha mandato come Mosè, legislatore, che ha organizzato la parola di Dio e il popolo di Dio. Poi è venuto il Figlio di Dio e ha annunziato questa grandezza invisibile e insopprimibile della verità che si attua nella Chiesa, nel Regno di Cristo. E allora ha fatto anche il paragone del seme che è il più piccolo, però quando cresce diventa un albero grande, frondoso, ramificato, così bello che diventa un nido sicuro per gli uccelli dell'aria. Ma a questo punto comprendiamo bene che non si tratta di uccelli ma di anime, di uomini che cercano un rifugio avendo percepito dalla propria coscienza che non possiede la verità, che non ha trovato la pace e che non ha speranza al di là della morte. Allora ecco Gesù che viene, annuncia questo regno e l'affida ai suoi apostoli, alla sua Chiesa. E questo cammino verso la verità, verso la grazia, verso la carità perfetta, continua con l'assistenza ininterrotta e divina del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non possiamo non gioire meditando questa verità.
Vedete, quando un uomo vuole fondare un regno, deve creare un esercito, deve combattere contro gli altri, deve spargere sangue e si deve difendere una volta che si è seduto su una poltrona e che ha impugnato uno scettro. Gesù a noi insegna esattamente il contrario. Noi siamo senza armi per uccidere. Noi abbiamo un cuore armato di amore di Dio che può conquistare il mondo. Infatti, dalla venuta di Gesù, questo regno di Dio sulla terra si dilata fino ai confini della terra. Ora i chiamati sono tutti i popoli, non è più soltanto un popolo. Eletti, predestinati, giustificati, santificati e in attesa della gloria, sono tutti quelli che rispondono alla chiamata che ci porta al regno di Dio che viviamo nel nostro cuore, nel tempo, e alla casa di Dio che ci ospiterà per l'eternità. Sono riflessioni vere, consolanti. Cristo è con noi, sarò con voi, non temete, piccolo gregge, quanto pensiamo a tutte le persecuzioni che ci sono state, ci sono e ci saranno, viene l'angoscia, ma non la disperazione. Sembriamo, dice San Paolo, sconfitti, ma non lo siamo. E quando guardiamo sul nostro globo, proprio direi uno sguardo geografico, e incontriamo, andando in Oriente, una serie di scismi e di abbandoni del regno di Cristo, territori dove prima fiorivano i santi, ora ci sono soltanto guerre e ci sono lotte comunque di ogni genere, e ci rattrista questo. E se guardiamo verso l'Occidente, anche qui un quadro pieno di ferite. Pensate, l'anglicanesimo, un'Inghilterra che finisce nello scisma, staccata dalla Chiesa di Pietro. Tutto il danno del protestantesimo, luteranesimo, anche questo ha portato via una grande fetta alla Chiesa per consegnarla alla disobbedienza, all'ignoranza e perfino all'odio, perché ci sono guerre di religione che non mancano. Andate a vedere un po', a cominciare dall'Irlanda e venite giù. È una pena anche questa. Che dobbiamo fare noi che godiamo della bellezza, della pace e del gaudio della comunione con Cristo? A noi è affidata l'umanità. Dobbiamo amarla così com'è per farla diventare diversa, per portarla più vicino a Dio. Grano e zizzania vivono insieme per questo scopo, perché alla fine possa diventare tutto grano, adatto e degno di ricevere il regno dei cieli, quello che tutti aspettiamo. San Paolo, l'avete ascoltato, un lungo ragionamento sulla speranza. Ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'aspettativa ardente della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione è stata sottoposta alla caducità, non per colpa sua, non per volontà degli uomini, ma per volontà di colui che l'ha creata.
Ora tutti noi aspettiamo la libertà della gloria dei figli di Dio. Ed è quello che ha detto Gesù: la verità vi farà liberi, la grazia vi farà santi, la carità vi farà perfetti come il Padre che è nei cieli. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo